Un altro video, ragazzi, sulle influencer che sono state, diciamo, criticate perché sono messe, diciamo, una magliettina dove si intravedeva il capezzolo, ragazzi. E l'hanno iniziata a criticare in tantissimi tutti i giornali. E poi sapete come funziona: basta che il giornale dice una cosa, poi tutti quanti con la mente, oh, perché queste ragazze qui hanno fatto questa cosa qui? Io ho condiviso il video mio su un gruppo Facebook. E hanno iniziato a commentare. Naturalmente la maggior parte, come si sa, dei pensanti. C'è un signore che ha iniziato a scrivere: queste qui, per aumentare la loro visibilità e guadagnare soldi, hanno sfruttato la Venere di Botticelli e gli Uffizi per fare soldi e successo. E io gli ho scritto: signore, ma le ragazze sono delle artiste e fanno ciò. È come se io, ragazzi, vado in giro, mostro il bicipite, perché ragazzi, è il mio settore della forza, dell'allenamento. Quelle là sono modelle, hanno un bel corpo e sono modelle, ragazzi, influencer e mostrano ciò che vogliono. E non hanno fatto nulla di male, perché se dovete criticare quelle foto là, allora iniziate a criticare tipo il gay pride che iniziano a camminare con i pistolini di fuori, tette di fuori. Cioè, ragazzi, in giro per le strade dove i bambini e i giovani e tutti possono vedere. Allora, non criticate questa foto qui degli Uffizi. Signore De Pensante, non critichi la foto della ragazza che non è per nulla volgare e poi non dica che le ragazze hanno sfruttato gli Uffizi. Ragazzi, le ragazze hanno, sommando i follower di tutte e due, quasi 10 milioni di follower conoscono le ragazze. Cioè, 10 milioni di persone sanno di queste due ragazze. Ma gli Uffizi, che cavolo li conosce? Nessuno, nessuno. Sto signor qua mi ha detto: no, gli Uffizi sono popolari in tutto il mondo. Ma popolari in tutto il mondo? Cioè, conoscono gli Uffizi la gente che si dedica all'arte, che è l'1% a livello mondiale. Ma se tu addirittura su questa notizia se ne è approfittato il direttore degli Uffizi, che ha usato l'immagine di queste due ragazze che sono popolari per far conoscere gli Uffizi. Io, per esempio, non conoscevo gli Uffizi, non me ne fottevo un cazzo di queste cose qui d'arte. Cioè, ragazzi, allora è il direttore che ha sfruttato dell'immagine di queste due ragazze per far conoscere, perché ragazzi, gli Uffizi non li conosce nessuno, non è che tutti conosciamo l'arte. Cioè, non è che tutti, noi, io per esempio, ragazzi, non ho bisogno di conoscerlo, io sono un artista, cioè gli altri devono conoscere me. Non ho bisogno neanche di studiare le arti degli altri, perché ragazzi, io nasco artista, sono artista e io creo l'arte, ragazzi. Carissimo De Pensante, che hai scritto sto commento inutile. Perciò il direttore degli Uffizi ha sfruttato l'immagine delle modelle per far notizia e far andare persone, ragazzi, dentro questo museo, perché per guadagnare, dato che queste influencer sono popolari anche a livello mondiale, ragazzi. E allora, dando questa notizia, cosa succede? Che tutti quanti iniziano a conoscere gli Uffizi. Carissimo signore, cerca di ragionare, perché lei il cervello non gli funziona. Non gli funziona ed è un ignorante, è un ignorante, è un super ignorante. E allora iniziamo a fare un test, fallo tu stesso, fai un test e dici: conosci gli Uffizi? Su 100 persone nessuno conosce gli Uffizi. Ragazzi, in giro per la strada, vai, conosci gli Uffizi? E magari se gli dici a quelle 100 persone: guarda su Instagram, conosci queste ragazze? Ti diranno sì. Su un test di 1 milione di persone in Italia, ragazzi, almeno 10.000 hanno messo il like a queste ragazze qui, e su un test di 1 milione di persone neppure 1.000 persone conoscono gli Uffizi, ve lo giuro, neanche 1.000 persone, ragazzi, le mie statistiche non si sbagliano mai. Comunque, arrivederci. Carissimo signore, cerca di svegliarti. Poi mi dice il signore: io non seguo l'influencer. È chiaro, 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 tu segui la televisione e i giornali. È ovvio, è ovvio. Poi ragazzi, io neppure seguo la moda degli influencer, delle cose. Ripeto, la gente deve seguire me. Arrivederci.